Qui adesso momento istituzionale, ma pronti alla regata, Gianfranco Paganini, timoniere, campione italiano nel 1987. Guardatelo bene, presidente dell'Unione Velica Maccagno, quindi padrone di casa. Perfetto. Complimenti e grazie, grazie. Scenario bellissimo, circolo fantastico. Capriccio, si chiama il vostro meteor, vi state togliendo un capriccio, uno in particolare, Roberto Pocaterra, che è il figlio dell'armatore ed è il più uno dei più giovani. Noi stiamo proprio lavorando su questo, quanti infatti giovani che si stanno avvicinando alla classe. Raccontaci intanto la tua storia, diciamo, di meteorista. Il meteor è stata la prima barca con cui ho navigato, ho imparato ad andare a fare qualche regata, ho imparato da Enrico Negri, che è un super campione soprattutto in questa classe. E due anni dopo, che andavo ed ero giovane anch'io, andavo in meteor e ho vinto questo campionato. Ho fatto qualche altro campionato, ho cambiato poi imbarcazione nella mia storia velica, poi sono andato sul Surprise, ho vinto il campionato italiano Surprise. Quindi diciamo la classe non è acqua, ecco, alla fine diciamo. Però il meteor nel cuore, al di là del meteor nel cuore, meteor nel cuore. Io ho tuttora un meteor che è un Made in Italy, che però adesso non è agibile, e quindi gli amici del Capriccio mi hanno chiesto di timonare. Allora presentaci, presentaci, io vado di qua da Roberto, che tu sei il figlio dell'armatore, quindi perché lui, il papà, sta a organizzare il campionato, non poteva fare la regata, diciamo la verità. Salutiamo Maurizio, che ha organizzato perfettamente questo campionato, no? Tutto molto sta bravo. Girando molto bene, molto bravo. Quanti anni hai? Io 22. 22 anni, e la tua provenienza velica prima di arrivare a questo italiano meteor? Io ho iniziato ad andare in barca qui a Maccagno, all'UVM, all'età di 9 anni. Ho fatto da ragazzo un po' di regate nella nostra squadra giovanile, prima sugli Open Beak, poi sui Bug, poi sono passato al Laser. Ah, prima l'Open Beak e poi il Bug? E poi il Bug, sì. Sì. Un salto così, quale dei due ti piaceva di più? Allora, l'open beak ricordate, no? Molto bagnato, molto acrobatico, molto così movimentato, invece il bug molto più stanziale, insomma. Molto più stanziale. Un meteor con le ruote, un optimist con le ruote. Sì, secondo me l'open beak è molto più divertente del bug, è una barca planante, okay. I bambini si divertono anche molto. Vabbè, il bug è più da scuola, no? Sì. Insomma, tant'è che noi qui abbiamo una squadretta di open beak, sono anche istruttore da qualche anno. Ecco, quello che io volevo dire, che tu sei istruttore. Bravo. Sì, ho fatto per 3 anni l'allenatore di questa squadretta, andavamo in giro a fare le regate qua nella nostra zona e niente. Mio papà ha sempre avuto un meteor, sono sempre andato in meteor, ma più per famiglia che altro. E mi sono avvicinato invece all'asso meteor come regate quest'anno, dove abbiamo fatto la regata nazionale del timoniere a Luino e poi adesso il campionato italiano. Senti, tu sei a prua? Io sono a prua, sì. Com'è a prua il meteor? Complicato? Tangone, certo, è una barca molto, molto tecnica, molto marinaresca, cioè c'è il tangone, ci sono varie regolazioni, ma è divertente. L'uomo a centrobarca, che dice? Come ti chiami? Io Riccardo. Io ho praticamente fatto il corso meteor, mi sono avvicinato alla vela tardissimo, dopo i 30 anni, mi sa. Ho fatto il primo corso meteor qua all'UVM con tale Paganini come istruttore. Un certo Paganini. E poi quando gli è mancato uno per fare le regate in meteor, mi ha chiamato, sono stato insultato perché non capivo niente, però mi ha richiamato e piano piano, poi velisticamente abbiamo fatto anche il Surprise con lui sempre. Diciamo che siete in qualche modo la flagship boat, siete la barca ufficiale dell'Unione Velica Maccagno qua, sì. Presidente, sì, sì. Adesso... e lui ha, guardatelo un po', zoomiamo sul cappellino di Roberto, guarda un po', infatti il cappellino ufficiale della barca, piega la testa in avanti, eccolo, vedi. Tac. Bravi, va bene ragazzi, ci vediamo in acqua, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.